Vezza Sostenibile attacca l'amministrazione comunale, risponde. Presenti al dibattito anche il sindaco Diego Occhi e parte della giunta che pacatamente hanno espresso il loro disappunto verso un sondaggio ritenuto prematuro e poco attendibile. Il primo cittadino, pur apprezzando il confronto, ha rispedito al mittente le accuse: nessuna opera è attualmente in fase di realizzazione. In questi mesi sono in corso alcuni studi di fattibilità che, nel rispetto di flora e fauna, daranno presto luogo ad alcuni progetti. Il ponte tibetano in Val Grande, secondo i suoi sostenitori, porterà nuovi introiti alle strutture ricettive del paese, pur senza danneggiare in modo sensibile l'ambiente circostante. Il momento di confronto è sempre positivo. Quello che voglio aggiungere è che questo confronto si poteva farlo anche prima, visto che comunque nel nostro programma elettorale questa opera è sempre stata presente, anzi era, come ho detto quella sera lì, tra l'altro era presente nella copertina del nostro programma elettorale, quindi non era una cosa sottaciuta o nascosta. Noi stiamo facendo tutto il possibile per portare avanti tutto il nostro programma elettorale, che non è rappresentato solamente da quest'opera, ma è pieno di un sacco di opere pubbliche di cui stiamo completando la progettazione, di cui stiamo completando gli accordi con Regione Lombardia e con tutti gli altri enti, per riuscire appunto a cantierare queste opere. Ci auguriamo che nel 2022 una serie di queste opere riusciranno davvero a partire. Noi porteremo avanti questa iniziativa, questo progetto, cercando, come ho detto prima, come ho detto durante la serata, di inserirlo al meglio nel contesto ambientale, perché ci rendiamo conto anche noi che l'ambiente sia una risorsa importante, e quindi diciamo che questa opera si deve inserire nel migliore dei modi ed offrire la possibilità al turista di avere comunque un ambiente più che curato, più che tenuto e non deturpato da delle brutture.